Ed eccoci con questa testa di Apollo. Questa testa di Apollo fatta da Nick e che è diventata un po' un piccolo simbolo del gruppo di Blender Time. Dunque, innanzitutto lo vediamo, ok, in maniera più regolare e vediamo che è composta da due pezzi, cioè fondamentalmente un pezzo di sopra che e sono i capelli in multires. Sculpt 6, vi ricordate che abbiamo visto prima che questo vuol dire che c'ha anche una versione a bassa risoluzione. E questi capelli sono 1.225.616 vertici, cioè tantissimi, troppi. Non vanno bene. Allora proviamo a applicare la tecnica presentata prima. Quindi per farla cosa facciamo? Allora qui, beh, cominciamo intanto con farci un po' di spazio. Verifichiamo se abbiamo la UV image qua. Ah sì, qua innanzitutto ricordiamoci che andiamo in Blender Render perché il multires funziona, cioè il backing delle normal su multires funziona soltanto col Blender Render. Allora, arriviamo qua e andiamo in Edit Mode. Vedete che l'Edit Mode ci fa vedere appunto la cuffia, che è a bassa risoluzione, ed è su questa che noi cominciamo a farci un unwrap. Quindi facciamo unwrap, proviamo a fare l'unwrap così. Dunque qui abbiamo un untitled, ecco, su questo untitled abbiamo una mappa. Magari essendo in edit mode ce ne facciamo una nuova, new image. E la facciamo backing normal maps senza alfa. Ok, e così abbiamo questa cuffia fatta lì. Ora su questa cuffia dobbiamo farci il backing in questione. Ricordiamoci che andiamo in object mode, ok, e poi qui sul preview invece di 6 andiamo un po' più basso, quindi andiamo su 5, 4, 3 2 e direi 1. In realtà probabilmente la cosa migliore sarebbe 2, però se vogliamo ridurre drasticamente veramente tanto il numero di vertici, oppure addirittura preview a 0 in teoria, anche se la preview a 0 potrebbe non essere il massimo. Comunque andiamo al limite, preview di 0, proviamo a vedere come viene. Qui ci accertiamo in object mode che lo shading sia smooth, lo era già perché il flat era questo, quindi smooth. E proviamo ad andare direttamente a fare il backing. Quindi backing, eccolo qua. Abbiamo detto normals, abbiamo detto bake from multires e proviamo a vedere se ce lo fa bake. Come avete visto, l'ha fatto. Quindi a questo punto questa cosa possiamo provare a vedere come viene già anche qua con la tecnica del multires, del GLSL. Quindi questo qui è backing normal maps, questo qui possiamo fare save as image, la facciamo backing normal maps, mettiamola sui documents. Quindi facciamo capelli baking normal maps PMG, ok? Ora applichiamo, abbiamo visto il nostro modificatore apply. Quindi a questo punto vedete che è solo quello. E proviamo adesso a metterci questa per vedere come verrebbe, ok? Quindi per vedere come verrebbe andiamo qui sul materiale, ci mettiamo una texture, proviamo a usare questa texture che c'era già, o se no facciamoci un materiale totalmente nuovo. Questo era quello che aveva fatto Nick, ma noi possiamo anche farcene un materiale nuovo, eccolo qua, Salazar Baking. E su questo, che è il materiale associato, andiamo e ci facciamo una nuova texture.
chiamiamo backing normal maps. Ah, NB, tutto questo giro qua che sto facendo adesso, come al solito, non è necessario, ma serve solo per vederla un attimino, avere un preview. Quindi image remove, andiamo, prendiamo la baking normal maps, questa che abbiamo fatto, gli mettiamo ancora il dunque c'era image mapping Ah sì, qui ricordiamoci, ci mettiamo ancora questo. Image mapping, ah, mapping qua. Facciamo UV e gli mettiamo l'UV map. Ok, perfetto. E a questo punto questa mappa qua che gli mettiamo, gliela mettiamo che non è colore ma è geometria 1. Ok? Allora qua per vederla, quindi, vabbè, a parte che noi possiamo già fare un F12. Ah già, qui non si vede perché mancano delle luci in tutto questo. Vedete che manca la luce. Quindi per vederlo un po' dobbiamo fare Shift A, andiamo lampada e facciamo un bel EMI. Z. Ok, adesso dovrebbe forse esserci F12. Niente. Quindi non si vede benissimo, ma applichiamo il trucco e qui purtroppo stiamo partendo da qualche cosa che non è nostro. Però gli mettiamo il GLSL multitexture, GLSL texture solid, questo. Vedete che si vede adesso che si vedono i colori, che non è proprio il massimo, ma andiamo poi a metterci l'immagine texture, no, questo dobbiamo selezionare il nostro backing normal maps, questa abbiamo visto che c'era in normal e andiamo a vedere se lo vediamo in textured, niente, vediamo in rendered, neanche. O dunque qui è la Vabbè, facciamo che vediamo direttamente in Second Life, altrimenti non usciamo più vivi. O se no, l'ideale sarebbe quello di esportare e poi reimportare in Blender con un'altra impostazione diversa. Quindi selezioniamo la nostra cuffia, facciamo File Export con l'ADA, la esportiamo Static, facciamo cuffia capelli Apollo. Che cuffia capelli Apollo, e poi ricordiamo che abbiamo salvato questo con il baking, non. Quindi questa immagine save as image capelli baking normal map.png. Quindi adesso l'unica è andare adesso su. Ok, eccoci in Second Life Beta, qui c'è un manichino precedente e proviamo a importare il modello mesh model. Desktop. Cuffia capelli Apollo.dae. Ecco, vedete che è soltanto una cuffia. Facciamo cuffia capelli di Apollo. Questo sarebbe multi-res 0. E l'ho visto che c'è pochissimi prim, possiamo anche permetterci di fare qualcosa di questo tipo in modo tale che si veda anche da lontano. Ok, facciamo calculate weights, quindi 11, facciamo l'upload e abbiamo la cuffia. A questa cuffia vedete che adesso è abbastanza grossa, la restringiamo in modo tale che sia ancora troppo grossa.
Ok, adesso potrebbe essere già di dimensioni più accettabili e facciamo che duplicarla, così vedremo la cuffia con e senza normal map. E a questo punto andiamo a metterci la normal map. Okay? La normal map che abbiamo costruito, dobbiamo fare upload image. Making normal maps oggi ed è questa, quindi sarebbero Richard Apollo normal map 10 lindi in dollari, però siamo in beta grid, sta facendo l'upload. Nel frattempo che lui fa l'upload andiamo a vedere se abbiamo advanced lighting model, perfetto. Quindi ora qui andiamo in Edit, Texture e ci mettiamo Bumpiness e nella Bumpiness ci mettiamo la immagine Riccioli questa. Ok, ecco, vedete che l'effetto finale è stato quello di avere i riccioli che, notate, non sono dipinti in nano texture, quindi per capire che è un nano texture si può mettere anche una shininess, così mettiamo shininess così, così si vede abbastanza bene che è in rilievo, vedete? Poi in realtà voi potrete mettere le shininess che volete. Se facessimo la stessa cosa senza qua vedete che ripare perfettamente lucido, tipo Elmo, quindi l'effetto è più o meno quello desiderato. Abbiamo ottenuto a grandi linee un impianto di 1 milione di vertici su un oggetto che in realtà pesa soltanto uno, un prim. Quindi credo che l'effetto sia più che interessante per le nostre esigenze di Second Life e o di OpenSim. Bello, eh? Ah, possiamo anche vederlo meglio con il World al Sunrise. Ecco, questo qui è metallico e proietta i colori attorno e i riflessi. Bellissimo. E con questo credo di avere fatto la vostra giornata.